Pubblico di Montalcino e del Senese, noi saremo in scena con Cuori Matti il 31 di gennaio alle ore 21 agli Astrusi Off. Qui per raccontarvi il nostro spettacolo non ci siamo noi, ma abbiamo sequestrato una spettatrice, Fausta Spazzacampagna, che era in prima fila. Fausta Spazzacampagna, giusto? Che in questo momento ci racconterà qualcosa del nostro spettacolo. Cuori Matti, da spettatrice, vi consiglio di venirla a vedere perché è veramente carino. Si ride. Si fa uscire anche la lacrimuccia, c'è tanto da divertirsi, c'è tanto da pensare. Vi consiglio di venire, mi raccomando. Bene, questa è la squadra. Ci Grazie, grazie. porteremo dietro anche Fausta e la metteremo in un angolo della scena come soprammobile. Vi aspettiamo il 31 di gennaio al teatro Astrusi Off a Montalcino. Eccolo il divertente a tratti irriverente lancio del prossimo spettacolo teatrale della stagione di Montalcino. Altrove Teatro con Patrizia Fucini, Leonora Cappelletti, Marcello Sbigoli e Marco Predieri, che ha curato testo e regia, presentano Cuori Matti, lo spettacolo già un successo di pubblico e critica che arriva all'Astrusi Off sabato 31 gennaio. Secondo appuntamento dopo il sold out dell'esordio. Una commedia brillante con momenti di forte comicità, ma capace anche di virare e stupire, perché non sempre la vita è come la immaginiamo, anche se spesso ci sforziamo nel cercare di plasmarla come vorremmo che fosse. E Cuori Matti, lo spettacolo, così come i cuori matti di ognuno di noi, sono così, alle prese col disegno del loro viaggio e con la realtà che diversamente li circonda. E allora Chiara insegue il vero amore senza riconoscerlo, mentre intreccia una relazione con un uomo sposato. Luca la aspetta speranzoso, continuando a farsi trascinare fuori da lei nel ruolo dell'amico fedele. Enzo, il coinquilino gay di Chiara, nasconde dietro la maschera del sarcasmo un'anima fragile e una difficile adolescenza, dalla quale però sembra essersi pienamente affrancato. Ecco le storie di vita e i personaggi che saliranno sul palco della Strusi Off.